Radio Bruno. Ma prima di tutto mi sono dovuto abituare anch'io a guardare un attimino da quella posizione, quindi è stata una partita, penso che per i nuovi, per me, insomma, rompere il ghiaccio qui era importante. Oggi abbiamo lavorato un attimino sui giocatori che nel corso di questi 20 giorni hanno dimostrato spessore, hanno dimostrato già grande affidabilità, però è chiaro che ci sono anche altri che sono entrati, che hanno grandissime potenzialità e secondo me possono con il lavoro crescere e dare anche loro più sostanza ed essere ancora più bravi di quelli che sono adesso. Quindi non è che è stata una formazione definitiva, ma è stata sicuramente un qualche cosa che è venuto fuori da questi giorni di lavoro. La squadra c'è per me ancora tantissimo da lavorare, da fare. Oggi ho visto una squadra più attenta alla fase di possesso palla, a ricreare le giocate, tant'è vero che il primo gol è nato proprio da una giocata precisa che avevamo provato, ma anche a livello di gioco si è ricercato certe posizioni, certi movimenti. Sotto questo aspetto qui posso essere, diciamo, soddisfatto, però è chiaro che ancora siamo lontani dall'essere la squadra che vogliamo, perché per esempio in certi frangenti della partita voglio molto molto più aggressività, molta più rabbia, più determinazione, più intensità. E che però arriverà, perché mi sto, diciamo, ben divertendo con questo gruppo, perché stanno dimostrando professionalità, serietà e il gruppo è buono, quindi questa è una cosa positiva. Però migliora il giro palla e migliora anche il gioco nello stretto. Sì, ma questo è quello che dicevo prima. Chiaramente si lavora e si riesce ad avere le idee più chiare sui punti di riferimento, sugli smarcamenti, sugli spazi da attaccare, ed è venuta fuori una partita con questa, cioè con queste caratteristiche. Però ripeto, dall'essere poi una squadra importante, quella che noi vogliamo, ci sta ancora tantissimo da fare, perché bisogna lavorare con più velocità di palla, bisogna essere più puliti, più raffinati nelle giocate. Ci sta da lavorare, però diciamo che le cose vanno abbastanza bene. Avevi chiesto anche uno scatto in più dal punto di vista dell'atteggiamento mentale rispetto a Forte dei Marmi, e questo c'è stato oggi? C'è stato, ma secondo me possiamo fare molto molto meglio sotto questo aspetto, proprio in alcuni, come dicevo prima, in alcuni frangenti della partita dobbiamo essere più arrabbiati, più determinati, che poi è la sostanza di una squadra, perché possiamo essere bravi, belli, tecnicamente perfetti, lavorare bene sotto l'aspetto dei movimenti, però se non c'è rabbia, determinazione, a calcio non si può giocare. Quindi questo lo dobbiamo amplificare, dobbiamo essere ancora più decisi, più cattivi. Ho visto che gli attaccanti si sono mossi bene, questa è una cosa importante, perché ci stiamo lavorando tanto e ci sono scambiati la palla diverse volte, hanno aperto degli spazi che è quello che devono fare per le mezze ali. Se andiamo a rivedere il primo gol proprio con un bei movimento dei due attaccanti, quindi dai, qualcosa si comincia a vedere. Una cosa, appunto, una particolarità sui tagli degli attaccanti per gli inserimenti centrocampisti e anche le conclusioni che abbiamo visto abbastanza spesso. Però le volevo chiedere, si è posto un tempo massimo, per così dire, quando l'Empoli riuscirà ad affinare tutti i movimenti? Questo è normale. Guarda, il problema è che devi combinare tanti fattori. Noi adesso in questo momento qua abbiamo concentrato molto l'attenzione della squadra per i carichi di lavoro sotto l'aspetto fisico, perché comunque se non hai una condizione ottimale è chiaro che quello che poi dicevo prima non è che lo possiamo fare. La squadra è fatta di equilibrio, di razionalità, ci vuole il tempo che ci vuole. Ecco perché si dice sempre che il calcio d'agosto non è mai veritiero, perché comunque le squadre lavorano, mettono a punto le condizioni atletiche, le condizioni tattiche, e quindi di conseguenza ci vuole il tempo. Però già è tanto che riusciamo ad avere già una certa fisionomia, una certa impronta, che era quello che mi aspettavo stasera. I reduci della passata stagione pian piano se ne stanno andando, come da programma oggi ha salutato Diussé. Qualcuno è rimasto, tra questi c'è un calciatore che è il Kadduri, che stiamo vedendo veramente molto bene in allenamento e in partita, un calciatore che fa la differenza in Serie A, ci immaginiamo ovviamente ancora di più in Serie B. Ci hai fatto due chiacchiere con Omar?
Ma no, guarda, la cosa che mi è piaciuto è che Diossè mi è venuto a salutare adesso e gli scappava un po' di lacrime perché mi ha detto che in questi 20 giorni lui è stato molto molto bene. Quindi vuol dire che comunque stiamo avendo una certa armonia nel gruppo, che è la cosa che poi è importante. Questi sono giocatori che io ci ho parlato il primo giorno. Io da loro ho chiesto grandissima professionalità, grandissima applicazione nel lavoro, e loro fanno parte dell'Empoli, sono dell'Empoli fin quando sono qua ad Empoli e devono fare i professionisti quali sono. E devo dire che diciamo, lo stanno facendo con grande attenzione, lo devono fare per l'Empoli, per il sottoscritto, per il gruppo, per i compagni e soprattutto anche per loro, perché magari se ci sarà diciamo, la possibilità di andare ad altre parti si trovano sicuramente pronti. Da una settimana si fa sul serio con la Coppa Italia, ti chiedo nella settimana che verrà dov'è l'aspetto che andrei a toccare maggiormente, quello che ad oggi reputi leggermente più indietro rispetto agli altri? Ma guarda, oggi sotto l'aspetto della fase del non possesso abbiamo preso 2-3 svarioni e quindi ci dobbiamo andare a lavorare. Abbiamo sbagliato ancora qualche pressione all'altezza dei tre quarti nostri. Ci sta ancora da perfezionare, perché altrimenti dobbiamo affinare un pochettino il lavoro, però la squadra è rimasta sempre compatta, quindi è una cosa positiva. Le uscite sono state non sempre precise, quindi ci sta ancora da lavorare. Noi dobbiamo essere una squadra molto solida. Mi ha fatto piacere che non abbiamo preso gol, non lo dobbiamo prendere mai, e quindi si lavorerà ancora più sulla solidità di squadra. E poi l'Empoli deve essere una squadra che deve avere qualità e facilità di andare in porta. Tu, che forse le conosci meglio di noi, chi preferiresti prendere tra Renate e Siracusa? Ma guarda, a me in questo momento qua quella che vince, perché mi interessa giocare con una squadra diciamo di un buon livello, proprio per cercare di fare ancora uno scatto in più noi come squadra. E spero che affronteremo con ancora più determinazione di oggi. Andiamo incontro alle partite ufficiali. Siete fatto un'idea dei tanti giovani aggregati a questa squadra, quelli che rimarranno qua? Sì, sì, come ho detto prima, per me ci sono dei giocatori che possono essere delle grandi sorprese. Questo momento qua magari ancora non sono, diciamo, non si sono calati nel calcio vero, perché sono ancora troppo diciamo, presi dalle loro cose da ragazzi, però io penso che con un po' di lavoro secondo me riusciamo ad avere dei bei risultati. Non faccio nome perché magari scontento qualcuno, però qua ci sono giovani di grande qualità. Radio Bruno.